Bentornati a questa puntata di Maker Chef Ricette Digitali. Oggi parleremo di un argomento molto complesso e articolato, ovvero la robotica. E lo faremo con un grande artista della musica e inaspettatamente della tecnologia. D'acciaio, lasciare adessiccare su una morsa così, un pizzico di LED e poi ragù di ingranaggio, e quante idee si accendono qui. Maker Chef, ricette digitali, Maker Chef, coi cuci salda, tagli, accendi, Maker Chef, ricette digitali, Maker Chef, Maker Chef. Innovatori per vocazione, avvalendoci della collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale dell'Università La Sapienza di Roma, lavoriamo alla crescita della Martino Family. La famiglia nel giro di pochi anni si estese perfezionata realizzando dei prototipi di robot educativi e utili. Tutto è open source, hardware e software, basato su ROS e Ubuntu. Social and Autonomous Robots, The Martino Family. Oggi parleremo della ricerca che ci porta alla creazione di robot e di automi. E siamo qui con un grande maker di musica e soprattutto di tecnologia. Facciamo entrare Morgan qui per noi per la prima volta a Maker. Bentrovati, ma che gioia! Sai che sono contento di essere qui con voi? Anche sai che è una cosa che mi dà una grande soddisfazione? Sì. Che bello essere qui! Sono felice! Posso parlarti delle cose che ho fatto? Delle cose che ho costruito? Di quello che ho inventato? Sì. Lo facciamo! Dai. Stavamo proprio per parlare di questo. Allora, nessuno sa di questa sua passione incredibile per la robotica, signor Morgan. Da quando nasce? Certamente, è una cosa che nasce da un po' di tempo. Nasce da un po' di tempo perché, sai, come tutto, anche la robotica può essere un'arte. Certo. E tutto nasce dall'ispirazione. Allora ho costruito il mio robottino. Veramente? Sì, allora, ho costruito il mio robot. Di questo robot. Come si chiama questo robot? Ha un nome? Bugo. Bugo. Bugo è una sigla. Bugo, boy, without great omniscience. Without great omniscience. Allora, scusate, quindi boy, ragazzo without... senza grande onniscienza. Ma non sei da solo, a quanto pare. Il figlio dell'eccellenza. Se abbiamo l'eccellenza, è il figlio dell'eccellenza. Buonasera. Ma è telecomandato, vero? Io vedo che c'è Carlo che ha in mano il telecomando. Si chiama così? Che carino. Bellissimo. Si è avvicinato al papà. Abbiamo scoperto quindi che c'è questo robot che si chiama Bugo, che però Bugo è una sigla, ricordiamo. No, ha una sigla. Ha una sigla. Bugo robot, Bugo robot, Bugo robot, Bugo robot. È meravigliosa. Come lo accendi, parte la sigla. È meraviglioso. Questo robot Bugo da lei creato, signor Morgan, come è fatto? Che struttura fisica ha? Beh, allora diciamo che la struttura è esattamente quella del Bugo reale. Ah. Praticamente in scala 1 a 1, è proprio Bugo, uguale, identico. Ah, uguale al cantante sì, Bugo. Sì, okay. È uguale al cantante Bugo, solamente in questo caso abbiamo usato un approccio un pochettino più green. Una cosa un pochettino più moderna. Ah, quindi va a un'alimentazione alternativa rispetto alle sì, si fonti accende, si accende con la batteria. C'è un pertugio, bisogna inserire la batteria nel pertugio, avvitarla e poi si accende il bottoncino e parte il Bugo. Il Bugo quindi viene acceso con la sua batteria approccio green. Thank you.
per la simulazione di un robot con le sembianze umane c'è bisogno di una grandissima potenza di calcolo. È una domanda che le voglio fare, così è una domanda un po' innovativa. Allora, per la mappa neurale creata all'interno dell'intelligenza artificiale del Bugo, sono stati usati dei processori attualmente in commercio, di quelli avanzati di tecnologia attuale, oppure abbiamo sperimentato la tecnologia dei processori quantistici ora in fase avanzata di sperimentazione? Beh, noi siamo andati ben oltre. Noi abbiamo utilizzato il processore del VIC-20. Si ricorda il VIC-20? Tu ricordi il VIC-20? Era carino, ti divertivi. Vuoi vedere come funziona? Ok, benissimo. Beh, chiedo alla regia se può mandare per caso lo stato attuale dell'avanzamento della mappa neurale contenuta all'interno delle sinapsi del Bugo ricreato. Vediamo quale potenza di calcolo abbiamo in mano. Questo automa Bugo dall'intelligenza così avanzata, come abbiamo visto, è utilizzato oltre che per l'arte anche per altri servizi per l'uomo oppure no? Beh, certamente Bugo può essere molto utile. Benissimo. Per esempio c'è la funzione aspirapolvere. È Bugo. Ottimo! Sai che è ottimo? Come aspirapolvere il Bugo. Allora, praticamente c'è un tasto che comincia a aspirare tutto. Lui qualsiasi cosa, dove arriva aspira qualsiasi cosa. Aspira tutto il Bugo. Tanto che quando è in questa funzione abbiamo pensato di chiamarlo il Bugo Nero. Ah, giustamente. Tutto quello che passa sparisce. Sparisce tutto, sì. Quindi è anche giustamente. Certamente. Il Bugo Nero. Se qualcuno è interessato all'acquisto, allo sviluppo del Bugo Nero, contatti Morgan sulla sua pagina Facebook ufficiale. Cosa ne pensa di questa Maker Faire? Ok, chiaro. E si presenterà anche il prossimo anno? Grazie per essere stati con noi a Maker Chef Ricette Digitali di oggi. Alla prossima! Lo sapete che mi sono trovato molto bene? Sei trovato noi. Bene anche tu? Benissimo. Sei contento di esserti trovato bene? Sì, tantissimo. Siamo trovati molto Basta. Bene! Basta! Meno male! 2 grammi di silicio, 4 pezzi d'acciaio, lasciare adessicare su una morsa così, un pizzico di led e poi ragù di ingranaggio, e quante idee si accendono qui. Maker Chef, ricette digitali, Maker Chef, poi cuci, salta, tagli, accendi, Maker Chef, ricette digitali, Maker Chef, Maker Chef.